Konnichiwa minasan, salve gente, bentornati su Arusan. Di recente è terminata la terza stagione di Shingeki no Kyojin, cioè dell'attacco dei giganti. Questa terza stagione si è fatta attendere un pochino, ma alla fine è uscita e sono stati 20 e passa episodi che ho divorato in pochissimi giorni. Sono veramente soddisfatto. Ora dentro di me ho un enorme vuoto da colmare. Fortunatamente per questa estate sono uscite tantissime serie interessanti da seguire e distoglieranno la mia attenzione verso la prossima stagione, la quarta, che con somma gioia non uscirà tra chissà quanti secoli, ma tra un annetto circa. Mi intratterrà in attesa questa volta. Inoltre ho qui con me anche il gioco per Nintendo Switch, contando di contenuti extra della terza stagione, quindi non mi posso lamentare. Ma ritornando a parlare della serie, vedo che in giro c'è molta confusione su come si pronuncia il nome di uno dei protagonisti. Sto parlando di lui. Esatto, del comandante della squadra delle operazioni speciali. Sul suo nome si sentono tante pronunce diverse. Nel manga italiano, ad esempio, si legge qualcosa come Revile, scritto in questo modo. Mentre nel doppiaggio dell'anime italiano si sente Levi, come pronuncia inglese del nome Levi. Il capitano Levi! Ma quale di questi nomi sarà quello corretto? Beh, affidiamoci alla versione originale del manga per scoprirlo, quella giapponese. Ecco come compare il nome in giapponese e si legge Rivai. Esatto, Rivai. Poiché per i giapponesi esiste la R ma non la L, cioè per loro non c'è differenza tra le due pronunce, sono entrambe la stessa cosa. Tutte le pronunce straniere con L vengono trascritte con R, perciò quel Levi sta per Levi, pronuncia inglese del nome Levi. Se vi state chiedendo che roba è quel 160 cm, si tratta dell'altezza. Sì, non è un gigante, ma si era capito. Ora, ascoltando un pezzo dell'anime in giapponese, potete sentire meglio la pronuncia. Per dare ulteriore conferma al nome scritto con i nostri caratteri, basta guardare questa copertina dello spin-off di Shingeki no Kyojin, che è appunto come sottotitolo il nome. Vedete la copertina? Si legge un po' male, ma sta proprio scritto Levi. Quindi per l'autore il nome è Levi, solo pronunciato in modo inglese, cioè Levi, e non nella nostra maniera. Magari volendo dell'adattamento italiano potevano portarlo come Levi giusto per facilitare la nostra pronuncia, ma se devo essere sincero, per un fattore di fedeltà mi sta bene Levi. Quel Revile o come cavolo che compare nel manga italiano non significa una merita ceppa, è solo una brutta trascrizione del suono Levi, tutto qui. Spero di aver chiarito un poco le cose con questo video, o di aver tolto dubbi riguardo alla giusta pronuncia del tizio in questione. Detto ciò, vi saluto gente e ci vediamo al prossimo video. Matane!